Buonasera da Flash News, il notiziario quotidiano della testata online per Sempre News. Partiamo da un fatto di cronaca che potrebbe far suscitare risate, un sorriso perlomeno. È la denuncia fatta dall'imprenditore, dal patron Gianluca Borzillo, il patron di Edelland, parco, storico parco giochi della città di Napoli, uno dei più importanti dell'Italia. Che cosa succede da qualche sera? In questo parco succede che entrano dei mini ladri, dei ragazzini che puntano a rubare caramelle e patatine. Non c'è altro da poter rubare in questo parco, però dice il patron: ovviamente, noi non li possiamo bloccare perché sono minorenni. Poi c'è un furto di caramelle, figuriamoci se possiamo mai denunciarli. Ma in questa denuncia fatta su un post sulla sua pagina Facebook, Borzillo appunto evidenzia il fatto che comunque vengono creati disagi, vengono causati danni alle infrastrutture, perché per poter entrare ci sono effrazioni e cose varie, e poi i responsabili, i piccoli responsabili se ne possono andare tranquilli, portandosi anche caramelle e patatine dietro. Borzillo mette in risalto in tutta questa situazione il fatto che purtroppo oggi nella città di Napoli in ogni quartiere si fa quello che si vuole, cioè non c'è un'educazione, non c'è la cultura a rispettare le cose altrui, fermo restando che ci sono anche reati ben più gravi come omicidi, perché dobbiamo dire che c'è in atto una guerra di camorra in varie zone della città. Questo fatto si ricollega. Potrebbe ricollegarsi anche all'incontro che si è tenuto in prefettura, nel Comitato di Ordine per la Sicurezza Pubblica, a cui ha partecipato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, e al quale hanno partecipato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palumba. È stato firmato un accordo per la sicurezza partecipata e integrata per il pubblico, cioè nel senso che questo accordo si sviluppa su 31 articoli e parla di tante cose, parla di un aumento del sistema di videosorveglianza, parla di un aumento delle forze in campo, da mettere in campo, parla di un aumento dei controlli, di una rete da formare tra enti pubblici e società private, parla di praticamente di tutto ciò che da anni si sta parlando. Una novità potrebbe essere che il monitoraggio attraverso le varie municipalità, quindi un decentramento del controllo della sicurezza, che potrebbe portare a risultati migliori. Però, diciamo, non c'è nessuna novità nelle tante visite fatte dai vari ministri dell'interno. Dopo non è mai scaturito nulla di positivo. E se guardiamo ai fatti di cronaca nera, se guardiamo ai reati che vengono commessi, certamente Napoli in tutto questo tempo non ha mostrato un miglioramento alcuno. Per oggi è tutto, vi rimandiamo all'appuntamento di domani con Flash News, il quotidiano di informazione della testata online per Sempre News. Seguiteci, buonasera.